Dopo l'incredibile stagione 2006, il 2007 si apre con le premesse giuste per continuare ad essere un campionato emozionante e ricco di colpi di scena. Il campione del mondo Haydn non ha impressionato e la stagione sembra destinata a essere un duello fra Valentino Rossi e Daniel Pedrosa. Sì, dico sembra, perché le cose andranno in maniera decisamente diversa. Andiamo a scoprire come dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Casco Rosso in un nuovo episodio della storia della MotoGP. Inutile nascondersi, questo è uno di quegli anni che ci avete chiesto tantissimo, che stavate aspettando veramente con trepidante attesa, e ci credo bene perché comunque si tratta di una delle stagioni più importanti della MotoGP, ma in particolar modo di una delle più importanti per il motociclismo italiano, ovviamente in particolare per Ducati. Quindi partiamo subito andando a vedere alla vigilia chi erano i piloti da tenere d'occhio, quelli più importanti alla partenza della stagione 2007. Partiamo da Nicky Hayden, il campione del mondo in carica, che, come ho già accennato, non ha stupito nel 2006 e di conseguenza questa stagione è chiamato a una prestazione superlativa per in qualche modo giustificare il titolo dell'anno precedente. Segue Valentino Rossi, ormai il pluricampione del mondo, dopo una stagione funestata come il 2006, vorrà sicuramente rifarsi ed è chiaramente il favorito per la vittoria finale. Ma per riuscirci dovrà sicuramente avere a che fare con Daniel Pedrosa, il rookie che ha impressionato tanto alla guida della Honda nella sua prima stagione nella MotoGP e che è chiaramente il pilota su cui la casa giapponese punta di più, a discapito addirittura del campione del mondo in carica Nicky Hayden. Quindi Pedrosa sarà sicuramente uno dei principali rivali di Rossi nel 2007. Ma non possiamo ovviamente dimenticarci né di Loris Capirossi, terzo nel 2006 con la Ducati, e di Marco Melandri, quarto l'anno precedente con la Honda Gresini. Entrambi gli italiani sono chiamati a delle ottime stagioni e in generale negli ultimi anni hanno dimostrato di essere molto competitivi e saranno di sicuro della partita. Da vedere invece Casey Stoner, l'altro rookie che ha fatto comunque molto bene con un ottavo posto in una Honda Satellite nel 2006, che quest'anno sarà compagno di squadra di Loris Capirossi in Ducati, quindi in un team ufficiale, e insomma la casa di Borgo Panigale punta molto su di lui e ovviamente ci sono tante aspettative che è chiamato a mantenere. Nota a margine, Barros torna in MotoGP per un'ultima stagione nel team Ducati Pramac, quindi rivediamo una vecchia gloria che era mancata l'anno precedente. A prescindere dai risultati, il 2007 viene ricordato per essere l'anno in cui hanno fatto il loro debutto le nuove MotoGP a 800 di cilindrata. Per le case quindi c'è una nuova sfida da superare, ovvero rendere questi nuovi prototipi competitivi come i predecessori e magari anche di più. Da non sottovalutare poi il discorso sui pneumatici, perché c'è Bridgestone che sta iniziando a diventare un po' il rifornitore di riferimento per la MotoGP, e questo sarà un argomento che terrà banco a lungo durante questa stagione e la prossima, insomma sarà sempre più un parlare di pneumatici. Per quanto riguarda i test prestagionali, vediamo le Yamaha molto in forma sia con Valentino Rossi ma anche con Colin Edwards, in grado di accaparrarsi il miglior tempo in alcune delle giornate di test. Molto veloci anche le Suzuki, sia con Hopkins sia con Vermeulen, e non sono da meno le Honda di Pedrosa e Hayden, anche se entrambi lamentano un po' una mancanza di potenza generale. Potenza che invece non manca a Ducati, in grado di sprigionare una potenza esagerata con il suo motore, con Capirossi che va discretamente bene ed è abbastanza costante nei test, mentre Stoner deve ancora fare un po' di mestichezza con la moto, ma si vede che riesce già a essere padrone della situazione nonostante sia il primo anno che sale in sella a una moto così diversa rispetto alla Honda dell'anno precedente. Nel complesso comunque i responsi di queste 800 sono tutti positivi. Le nuove moto sono super competitive, tanto che Rossi a Jerez demolisce il record della pista ed è seguito a brevissima distanza da Daniel Pedrosa. Ma basta chiacchiere, i test sono finiti e la stagione inizia in Qatar.
Nella prima gara in Qatar, Rossi mette subito in chiaro la sua intenzione di riprendersi il titolo di campione del mondo e inizia la stagione con una pole position pazzesca. A soli 5 millesimi da lui, però, troviamo il neoacquisto Ducati Casey Stoner, deciso a rendergli la vita un po' più difficile. Alla partenza della gara, infatti, Stoner passa subito in testa, confermando la velocità monster di Ducati, con Rossi quindi costretto subito ad inseguire. Dietro di loro si fa largo anche Pedrosa, considerato dagli addetti ai lavori come il principale rivale di Valentino per il titolo del 2007. Tornando al duello Rossi-Stoner, il numero 46 prova diversi attacchi ai danni dell'australiano, ma la guida perfetta del numero 27, unita al suo vantaggio abissale in rettilineo, gli consentono di mantenere la prima posizione. La velocità di punta di Ducati sarà infatti uno dei temi principali di questa stagione. Pensate che in Qatar è riuscita a toccare i 315 km orari a fronte dei 295 di Yamaha, praticamente 20 km orari di differenza. Nonostante questo, il duello fra i due piloti rimane interessante fino alla fine e il discorso per la vittoria diventa sempre più un loro affare personale. Capirossi infatti è caduto al settimo giro, Pedrosa è terzo ma è sempre più lontano e deve guardarsi le spalle da Hopkins, deciso a soffiargli il primo podio stagionale. A due tornate dal termine, l'australiano dà uno strappo decisivo e riesce a creare il distacco necessario per andare a vincere la sua prima gara con Ducati, nonché la sua prima vittoria in assoluto in MotoGP. Rossi si accontenta del secondo posto, Pedrosa ottiene il terzo. Tutti i piloti riconoscono l'incredibile velocità della moto italiana, ma anche e soprattutto dell'impeccabile guida di Stoner, autore di una gara praticamente perfetta. Per il Gran Premio di Spagna, Rossi parte come il favorito, vista l'ottima prestazione nei test prestagionali proprio qui sulla pista di Jerez. In qualifica però viene beffato da Pedrosa che gli soffia la pole position e si erge come principale avversario da battere in gara, a fronte anche della quinta posizione di Stoner che non sembra competitivo come in Qatar. Pronti via e Rossi ribalta subito la situazione, mettendosi dietro Pedrosa. Lo spagnolo è sicuramente il più veloce dopo il 46, ma non sembra veramente in grado di impensierirlo come aveva fatto in qualifica. E così la gara diventa un monologo di Valentino, che non molla mai la prima posizione fino alla fine. Al terzo posto si piazza il suo compagno Colin Edwards, che ha la meglio su Tony Elias. Lo spagnolo è stato autore di una bella rimonta, avendo avuto la meglio su Hayden, poi finito settimo, e Carlos Checa, che ha concluso sesto davanti al pubblico di casa. Dietro Elias si è piazzato anche Casey Stoner con un quinto posto. Sicuramente non competitivo come in Qatar, ma decisamente in forma e pronto a dire la sua nella prossima gara. Piuttosto attardato invece Capirossi, dodicesimo e mai veramente in palla in questo Gran Premio. Tornando alla vittoria di Rossi, si è trattato del suo 46esimo successo in classe regina ed è stata anche la gara che ha interrotto il suo digiuno di vittorie. Erano infatti 5 Gran Premi consecutivi che Rossi non vinceva una gara, la più lunga striscia negativa da quando corre nella massima categoria. Per l'occasione ha sfoderato una delle sue gag più famose, quella in cui fa strike con i membri del fan club travestiti da birilli. Con 45 punti è ora primo nel mondiale, ma i due ragazzini terribili, Stoner e Pedrosa, sono secondi a pari merito con 36. Il campionato è ufficialmente iniziato e si preannuncia più spettacolare che mai. Al Gran Premio di Istanbul ritroviamo Valentino Rossi in pole position con Edwards e Pedrosa in prima fila. Nel warm-up della domenica mattina però è Stoner il più veloce, che insieme a Capirossi minaccia la leadership del numero 46. In gara Rossi parte subito bene mantenendo la prima posizione, ma alla curva 11 commette un errore finendo lungo e ritrovandosi quindi in mezzo al gruppo, lasciando la testa alle due Ducati ufficiali. Ma le sorprese non sono finite, perché poco dopo Olivier Jacques si rende protagonista di una pessima manovra che causa un incidente a catena con Vermeulen, Edwards e soprattutto Pedrosa. Lo spagnolo si ritira rassegnato insieme agli altri e lascia sulla pista turca punti importanti per il campionato. La gara intanto prosegue e appare sempre più evidente il dominio dei piloti gommati Bridgestone, con Stoner, Capirossi, Hopkins ed Elias ad occupare le prime quattro posizioni equipaggiati proprio con le gomme giapponesi. Rossi però è in forma, parte con una rimonta che lo porta, non senza difficoltà, a conquistare la terza posizione, mettendosi all'inseguimento di Loris insieme ad Elias. I due riescono nella loro missione, lasciandosi alle spalle il portacolori Ducati
e mettendo nel mirino il suo compagno Stoner, anche se nel frattempo l'australiano ha guadagnato parecchio vantaggio e sembra imprendibile. Le cose però si complicano per Rossi. Prima viene superato con una manovra aggressiva ma corretta di Elias, poi inizia a subire un violento calo della gomma posteriore. È così costretto a rallentare e viene superato da tutti i piloti inseguitori, compreso Nicky Hayden che come lui monta gomme Michelin. Per l'americano un settimo posto finale, primo con le gomme francesi al traguardo, mentre Rossi salva il salvabile con il decimo posto. Davanti invece è tripudio Ducati. Stoner vince il suo secondo Gran Premio su tre disputati con la moto italiana. Capirossi vince il duello di marca con Barros per la terza posizione. Tutti sono concordi che Bridgestone stia facendo un lavoro egregio con i pneumatici e anche Rossi è d'accordo, arrivando addirittura a definire le gomme come il principale rivale di quest'anno. Si va in Cina, sul circuito di Shanghai, dove gli addetti ai lavori danno ancora per favorite le Ducati, in particolare Stoner, che sembra davvero in stato di grazia con la nuova moto. Ad imporsi in qualifica però è di nuovo il dottore, che è autore di un giro spaventoso in cui rifila addirittura un secondo proprio al pilota australiano, che partirà invece dalla quarta casella. Da segnalare l'incidente avuto da Capirossi per colpa di Vermeulen, che gli ha rovinato il finale di qualifica e lo costringerà a partire 14esimo. Parlando proprio di incidenti, la gara di domenica si apre con Tony Elias che sbaglia completamente una manovra, andando a contatto con Barros e Hayden, rovinando irrimediabilmente il loro Gran Premio. Nelle posizioni di testa invece, Rossi non ha quel vantaggio mostruoso dimostrato in qualifica, anzi fa fatica a fronteggiare Stoner, soprattutto in rettilineo, cedendogli la prima posizione e continuando a fare elastico con lui, senza però riuscire a mettergli le ruote davanti per più di qualche curva. Il momento decisivo della gara avviene a 7 giri dal termine, quando Rossi va troppo lungo in una staccata e così Stoner si ritrova con un bel vantaggio da amministrare nelle ultime tornate. Valentino quindi riparte dalla terza posizione e si sbarazza abbastanza in fretta di Hopkins, che nel frattempo era salito al secondo posto. Purtroppo per l'italiano, ormai Casey è troppo lontano ed è costretto ad alzare bandiera bianca, consapevole però di aver dato tutto e di non essere stato così inferiore come è successo in Turchia. Ancora una volta la differenza che è riuscito a fare in gara Stoner con la sua Ducati è stata devastante, rendendolo senza ombra di dubbio l'uomo da battere in questa stagione. E la certificazione di questa superiorità arriva proprio da Rossi in persona, che a fine gara arriva ad affermare: sinceramente, in tutta la mia carriera non ho mai corso contro una moto che va così tanto più veloce delle altre. L'appuntamento francese diventa il primo momento chiave della stagione. Rossi non è troppo distante da Stoner, ha soltanto 15 punti di svantaggio, ma una sua eventuale battuta d'arresto o comunque una vittoria di Stoner potrebbero spianare la strada all'australiano per un'eventuale fuga in campionato, soprattutto considerando che le due prossime gare saranno Catalunya e Mugello, due circuiti particolarmente favorevoli alla moto di Borgo Panigale. In qualifica però la Yamaha è ancora in pole. La moto però non è quella di Rossi, ma è quella del compagno Colin Edwards. Lo statunitense infatti precede Stoner e Carlos Checa nella prima fila, con Rossi che invece aprirà la seconda. Capirossi invece non fa meglio del 15esimo posto, rendendo sempre più palese la sua inferiorità a parità di mezzo nei confronti dell'australiano. La gara però è una storia completamente diversa. Con un cielo minaccioso di pioggia, la direzione gara dichiara wet race e difatti l'acqua sarà l'ago della bilancia di questo Gran Premio. Al via, Stoner e Rossi partono benissimo, a differenza di Edwards che combina un vero disastro ritrovandosi addirittura 17esimo in poche curve. In condizioni di pista umida però, Valentino fa la differenza rispetto a Casey, che infatti inizia a perdere terreno, mentre i due piloti di casa, Depunier e Guintoli, riescono sorprendentemente a risalire le posizioni e superare addirittura lo stesso Rossi. Purtroppo per loro la gioia non dura molto, perché la pioggia aumenta di intensità e lo stesso Guintoli finisce a terra a causa di un brutto eyesight. A questo punto si rende necessario il cambio moto e da questo momento i valori in campo iniziano a cambiare. Vermeulen emerge con prepotenza, sverniciando il suo compagno di squadra e portandosi in fretta in prima posizione. Melandri lo segue a ruota, mentre Rossi è sì in terza posizione,
ma più la pioggia aumenta e più sembra in difficoltà. Ad approfittare per primo dei problemi del numero 46 è Stoner, che al 16° giro lo supera andando a guadagnare un ottimo podio in ottica mondiale. Per Valentino è un'altra disfatta. Con evidenti problemi alla moto, è costretto a farsi sfilare da diversi piloti, addirittura da Hoffman, chiudendo con un deludente 6° posto una gara che avrebbe dovuto invece vederlo protagonista. L'eroe di giornata è ovviamente Vermeulen, che ha resistito agli attacchi di Melandri e si è portato a casa la prima vittoria in MotoGP. Ancora una volta dimostra di avere un ottimo feeling con la moto in condizione di bagnato e conferma anche la bontà del progetto Suzuki in questa nuova era dei prototipi. In casa Ducati, nonostante la mancata vittoria, si festeggia. Grazie al brutto piazzamento di Rossi, infatti, a Stoner è bastato un terzo posto per allungare ulteriormente in classifica. Adesso ha 102 punti e precede il 7 volte campione del mondo fermo a 81. Pedrosa e Melandri, compagni di marca ma con due moto ben diverse, sono staccati di un solo punto fra di loro, 62-61, mentre Vermeulen sale al quinto posto a 55 punti grazie alla vittoria di giornata. Quattro costruttori diversi nelle prime 5 posizioni in classifica. Il campionato è aperto a ogni tipo di sorpresa, ma Stoner è sempre più una costante e minaccia di monopolizzare il resto della stagione. Al Gran Premio d'Italia Rossi arriva con ancora più pressione addosso. Sa benissimo di dover vincere per porre un freno alla fuga in campionato di Stoner, ma l'australiano lo batte in qualifica, aggiudicandosi pole e favori del pronostico, con Rossi che invece si deve accontentare della terza casella. Al via della gara poi, Valentino si complica ulteriormente la vita con una pessima partenza che lo fa scivolare in 8ª posizione, mentre Stoner non sbaglia nulla e anzi fa subito il vuoto fra lui e gli inseguitori. Anche Capirossi sembra competitivo sul terreno di casa, e non è da meno Melandri, mettendosi entrambi sulle tracce del ragazzino australiano che intanto ha perso parte del suo vantaggio. Ma come successo ai Reds, i due piloti da temere di più sono Pedrosa e Rossi, che nel corso dei giri riescono a risalire in cima al gruppo con le due Ducati che nel frattempo iniziano ad andare in difficoltà, specialmente quella di Capirossi. A 15 tornate dal termine, Valentino rompe gli indugi nel suo duello con Pedrosa e lo sorpassa. Da questo momento l'italiano diventa un martello, non sbaglia una manovra e come un destino ineluttabile va a prendersi la sua 6ª vittoria consecutiva sul tracciato del Mugello. Da quando esiste la MotoGP, insomma, nessuno oltre a lui ha mai vinto in Italia. Il finale di gara però rimane interessante anche grazie alla lotta interna fra Stoner e Barros, con il pilota del team Satellite che riesce nell'impresa a dibattere il leader del mondiale, soffiandogli il podio e 3 punti iridati. Rossi al 7° cielo per la vittoria, Pedrosa che rientra per la lotta al titolo e Stoner desideroso di rifarsi per il podio sfumato. Ci sono tutti gli ingredienti per una gara infuocata in Catalunya. I 3 piloti in lizza per il titolo mondiale si presentano carichissimi al secondo appuntamento spagnolo. Rossi infatti è autore del nuovo record del circuito che gli garantisce la partenza dal palo in gara, Pedrosa partirà al 3° posto, mentre Stoner 4°, perché è Depugnet a stampare il secondo miglior tempo. Ma il passo gara dei 3 top rider è un'altra cosa rispetto a chiunque altro, e in gara daranno prova di questa superiorità schiacciante. Alla partenza, Stoner e Pedrosa infatti scattano subito benissimo, mentre Rossi rimane leggermente attardato finendo dietro ad Hopkins. Dopo un paio di giri, Valentino si sbarazza facilmente del pilota Suzuki e si mette all'inseguimento dei due in testa. Gli ci vogliono pochi giri per raggiungerli, e nel frattempo Stoner non ha mai mollato la prima posizione. Pedrosa infatti è velocissimo, ma sembra più un terzo incomodo che un vero pretendente alla vittoria di questo Gran Premio. A 15 tornate dal termine viene superato da Valentino, che continua implacabile la sua rimonta verso il portacolori Ducati. La gara a questo punto era già interessante, ma a 8 giri dal termine esplode letteralmente. È di nuovo Rossi a dare inizio alle danze con un sorpasso su Stoner, che ricambia immediatamente dando vita al corpo a corpo più atteso dell'anno. Sorpassi e controsorpassi, staccate al limite e una guida che dire eccelsa è un eufemismo, rendono indimenticabile il finale di Catalunya. Per 6 giri consecutivi regna l'incertezza. Sarà Stoner o Rossi a prevalere? Pedrosa riuscirà ad essere il terzo a godere fra i due litiganti? La risposta arriva al penultimo giro,
quando Casey supera per l'ennesima volta Valentino e inizia a martellare un ritmo insostenibile. Non commette nessuna sbavatura e chiude tutte le porte al 46. È l'australiano a prevalere in questa gara pazzesca, seguito in volata da Rossi e Pedrosa. La gara che i fan avevano sognato alla vigilia si è concretizzata nel migliore dei modi, regalando uno spettacolo di altissimo livello a tutto il mondo motociclistico e non solo. Stoner guadagna ancora in classifica, ma con due avversari del genere non sarà facile per lui ottenere il titolo di campione del mondo. Arriviamo a Donington, pista storicamente amica di Valentino Rossi. Qui le Yamaha sembrano avere una marcia in più, con Colin Edwards che sigla una bellissima pole position, mentre Rossi, nonostante qualche problema con il setting, riesce a siglare il secondo tempo, proprio davanti alle due Honda ufficiali di Pedrosa e Hayden, con quest'ultimo tornato improvvisamente competitivo. Stoner invece partirà dalla quinta casella. La gara è bagnata, ma Edwards conferma il suo stato di forma andando subito in testa, seguito da Pedrosa, mentre Stoner ha un'orribile partenza che lo vede finire intorno alla decima posizione in mezzo al gruppo. Rossi non è partito alla grande, ma il suo problema principale è la mancanza di confidenza alla guida, che lo vede pian piano scivolare indietro. Tutt'altra storia per Stoner invece, che giro dopo giro acquisisce sicurezza e velocità, supera Rossi e punta dritto alla vetta. Anche Pedrosa ha dei problemi e nel giro di qualche curva lo superano diversi piloti. Ne approfitta Casey, che ha ormai soltanto Edwards a cui pensare. Hayden intanto è caduto dicendo addio ad un possibile risultato positivo che poteva fare morale, mentre Rossi deve vedersela con Hopkins per riprendersi la terza posizione. A 14 giri dal termine si consuma il sorpasso decisivo di Stoner sul pilota americano e in men che non si dica crea un gap incolmabile che manterrà fino alla fine. Rossi, una volta ritrovato virtualmente il podio, deve vedersela con l'altra Suzuki, quella di Vermeulen, che nuovamente in condizioni di bagnato si dimostra perfettamente a suo agio. L'australiano ne ha di più, supera il 46 e va a conquistare il suo secondo podio stagionale. Davanti però, Stoner vince dominando la gara, con 11 secondi di distacco su Colin Edwards e addirittura 21 sul dottore. Pedrosa deve invece accontentarsi di un misero ottavo posto. La classifica vede quindi Stoner guadagnare altro terreno sugli avversari, forte dei suoi 165 punti, con Rossi a 139 e Pedrosa a 106. Completano le prime 5 posizioni le due Suzuki, con Vermeulen a 88 punti e Hopkins a 83. Ma non c'è tempo per fare calcoli, bisogna subito volare in Olanda perché fra 6 giorni ci sarà già la gara sullo storico tracciato di Assen. Si arriva in Olanda, terra nota per i suoi sbalzi meteo, ed infatti le qualifiche si disputano sul bagnato. Chris Vermeulen, ormai diventato una certezza in queste condizioni, sigla la pole position, giusto davanti al leader di classifica Casey Stoner. L'australiano, tra l'altro, ha di che essere felice. Rossi si è qualificato in 11ª piazza e non hanno fatto meglio gli altri top rider, con Pedrosa 9, Loris Capirossi 10 e Hayden 13. La gara però si disputa sull'asciutto, ma il copione non cambia. Stoner è una saetta, seguito dalle Suzuki, Melandri ed Edwards. Tempo qualche giro però, ed ecco che la coppia HRC si risveglia, iniziando a rimontare sugli avversari, portando Hayden al terzo posto, seguito da Pedrosa al quarto. Non passa molto tempo ed ecco che anche Rossi riesce ad ingranare, incollandosi agli scarichi di Pedrosa e sembra averne più di entrambi. Alla fine del sesto giro, Valentino si sbarazza di Pedrosa e quello successivo fa lo stesso col campione del mondo in carica. A questo punto della corsa, Stoner è a 3 secondi e 2 da Rossi, ma il 46 inizia a martellare un giro veloce dietro l'altro che lo porta in fretta a superare anche John Hopkins, portandosi sulla scia del pilota Ducati in pochissimo tempo. Il dottore studia il suo avversario, gli sta attaccato come un'ombra ma non tenta mai un vero e proprio attacco. Bisogna aspettare ancora qualche giro, a 4 dal termine per la precisione, per vedere Rossi rompere gli indugi ed infilare Stoner senza dargli la possibilità di replicare. Valentino così prende il largo e va a vincere la sua terza gara stagionale, zittendo le critiche ricevute fin qui e dimostrando di essere ancora in grado di fare la differenza quando conta. Terzo al traguardo Hayden, che ritrova così il podio dopo 8 Gran Premi, seguito da Pedrosa, che termina al quarto posto.
Questa è una vittoria che dà morale a Rossi e lo proietta verso il Sachsenring, deciso a togliere altri punti a Stoner. La tappa tedesca effettivamente si rivelerà essere fondamentale per il campionato, ma purtroppo per Valentino non nel modo che si aspettava. Evidentemente voglioso di rifarsi dopo la sconfitta ad Assen, Stoner in Germania è autore di ottime qualifiche che gli fanno guadagnare la sua seconda pole position dell'anno, davanti a Pedrosa e Melandri. Rossi invece è autore del sesto tempo, ma è stato fra i più veloci durante tutto il weekend. Al via della gara, Pedrosa fa subito capire chi è che comanda portandosi in testa, seguito da Stoner e Melandri, che in qualche modo cerca di dare fastidio al numero 27. Rossi invece annaspa in settima posizione e non riesce a sbarazzarsi di De Pugnet, mentre gli avversari in testa si allontanano sempre di più. Una posizione del genere lo metterebbe in seria difficoltà in ottica mondiale, ma purtroppo per lui le cose si complicano ulteriormente. In un tentativo di sorpasso sul francese della Kawasaki, Rossi perde il controllo della sua M1 e finisce nella ghiaia. Gara finita per lui e adesso rischia seriamente di dire addio al mondiale. Nel frattempo Pedrosa continua la sua marcia trionfale e sembra irraggiungibile anche per Stoner, che giro dopo giro non solo perde terreno dallo spagnolo, ma inizia a subire la rimonta di Capirossi e Melandri. Diventa chiaro che la maggior parte dei piloti Bridgestone, praticamente tutti tranne Loris, stanno subendo un pesante calo di prestazioni e ad approfittarne sono proprio l'italiano e Nicky Hayden, che nel frattempo ha raggiunto la terza posizione. La gara si conclude quindi con la perentoria vittoria di Pedrosa e con Stoner che limita i danni chiudendo al quinto posto. Poteva andare peggio a Rossi, ma rimane il fatto che adesso dista 32 punti dalla vetta e l'australiano è autore di un campionato praticamente perfetto. L'idea quindi che Valentino possa recuperarlo appare un po' come una missione impossibile. Il circus del moto mondiale lascia l'Europa sbarcando in America, sul circuito di Laguna Seca. Qui Stoner fa capire di essere l'uomo da battere, ottenendo una pole position magistrale ai danni di Pedrosa e Vermeulen. Nicky Hayden, il re di questo circuito, ferma il cronometro col quarto tempo, mentre Rossi si accontenta del quinto. Da segnalare però il decimo tempo di Marco Melandri, ottenuto da Infortunato. Il ravenato infatti si è scontrato con Curtis Roberts durante le prove, è stato rimesso in sesto in qualche modo dal dottor Costa e poi ha ottenuto comunque un ottimo tempo. Ma ovviamente gli occhi sono puntati tutti sulla coppia Stone e Rossi, con i fan che sperano in una risposta del dottore dopo la sconfitta in Germania. Purtroppo le loro attese vengono deluse. Fin dal primo giro, Stoner dimostra di avere una velocità, un ritmo e una padronanza del mezzo che lasciano a bocca aperta. Non c'è partita per nessuno. Casey è semplicemente troppo veloce e gli altri possono solo accontentarsi delle briciole. Nello specifico Vermeulen, che lotta con Pedrosa per guadagnare la seconda posizione, e Marco Melandri, autore di un mezzo miracolo, viste le condizioni della sua caviglia. Il ravennate durante la gara è riuscito a trovare la velocità e la forza per guidare sopra i problemi, superando tutti gli avversari davanti a lui, guadagnando un podio più che meritato. Deludono invece Pedrosa e Rossi, entrambi condizionati dal rendimento delle gomme, decisamente inferiori alle Bridgestone anche in questa pista. Pervale un quarto posto amaro, chiuso a 30 secondi da Stoner, mentre per Pedrosa un quinto posto che sostanzialmente mette la parola fine sui suoi sogni iridati. Prima della pausa estiva, la classifica infatti è piuttosto eloquente. Stoner 221 punti, Rossi 177, Pedrosa 155, Vermeulen e Melandri 113. Stoner va in vacanza da leader indiscusso della MotoGP, sapendo di avere in canna il colpo decisivo per ammazzare il campionato. È giusto però dire due parole anche sul compagno del cannibale australiano, Loris Capirossi. A questo punto del campionato, la sua inferiorità nei confronti di Stoner è la palissiana, totalizzando la miseria di 2 podi e 77 punti in 11 Gran Premi. A fronte proprio di queste prestazioni al di sotto delle aspettative, Ducati decide che dal 2008 il compagno di Casey sarà Marco Melandri. Capirex sarà quindi un pilota Suzuki dalla prossima stagione, ma l'ufficialità verrà data soltanto a novembre. Parlando di motomercato, poi, fondamentale è un'altra notizia.
che era già nell'area da tempo ma di cui viene data l'ufficialità soltanto verso fine luglio. Jorge Lorenzo, il campione del mondo della 250, favorito nel 2007 per lo stesso titolo, sarà il nuovo compagno di Rossi a partire dalla prossima stagione. Il giovane spagnolo quindi sarà il vice di Valentino, andando a formare una delle coppie più interessanti per il 2008. Si torna dalla pausa estiva sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. La classifica sorride al pilota australiano, mentre a Rossi è riservata la pressione di dover per forza mettergli le ruote davanti, costi quel che costi. Il problema è che Stoner non sta facendo calcoli. L'unica cosa che sembra interessargli è continuare a vincere e la pole position con cui rifila quasi un secondo a Valentino Rossi è soltanto l'antipasto di quello che succederà domenica. C'è poco da dire infatti sulla gara di Stoner. È stato un altro dominio plateale, dalla partenza fino alla bandiera a scacchi. Al via Casey tenta subito di prendere il largo, viene seguito da Hopkins che cerca di stargli dietro, ma giro dopo giro perde sempre un po' di terreno allontanandosi inesorabilmente. Le due Honda ufficiali, con Hayden al comando, battagliano per il podio ed è proprio lo statunitense ad avere la meglio, confermando il suo ritrovato stato di forma delle ultime gare. Per lui infatti sono 3 podi negli ultimi 4 appuntamenti. Per Valentino invece amarezza infinita. Per tutta la corsa non è sembrato particolarmente in palla, lottando per la sesta casella contro Capirossi, Vermeulen e Depugnet. Sul finale poi inizia ad accusare i soliti problemi di stabilità con le Michelin ed è costretto ad alzare bandiera bianca accontentandosi del settimo posto, a 22 secondi da Stoner. Di nuovo un distacco abissale, di nuovo un risultato che certifica una realtà che si fa sempre più fatica ad ammettere. Stoner in questo momento è superiore a qualunque altro pilota in MotoGP ed è destinato a vincere questo mondiale. La MotoGP sbarca per la prima volta a Misano, che ha un nuovo layout e soprattutto un diverso senso di marcia rispetto alle passate edizioni nel motomondiale. Per Valentino, avere questa gara in questo momento della stagione è un'ottima notizia. Non solo si corre in Italia, ma è praticamente la sua pista di casa, essendo nato a pochi chilometri dal circuito. Ci saranno tutti i tifosi che spingeranno per lui, speranzosi di vederlo vincere, per riaprire un mondiale che sembra irrimediabilmente compromesso. Altra notizia che può far sorridere il pluricampione della Yamaha è che avrà a disposizione il nuovo motore a valvole pneumatiche, sviluppato dalla casa giapponese per cercare di far fronte allo strapotere del motore Ducati. Rossi ha già avuto modo di provarlo nei test a Brno, ma questa sarà la prima volta che lo userà in gara. È un rischio ovviamente, ma d'altra parte Valentino non ha nulla da perdere. Al sabato la pole position di Stoner non è di buon auspicio, ma il secondo tempo di Rossi e una buona competitività generale fanno ben sperare per la gara. Gara che tra l'altro inizia subito col botto e con una vittima illustre. Dani Pedrosa viene centrato da Depugnet e finisce nella ghiaia, con Nicky Hayden che è costretto a prendere la via di fuga per evitare entrambi. In testa al gruppo intanto Stoner sta prendendo il largo, seguito come a Brno dalle Suzuki di Hopkins e Vermeulen, che hanno scavalcato Rossi immediatamente. Valentino non ne ha per stare con Casey, forse potrebbe lottare con Hopkins per il podio, ma non gli viene data questa possibilità. Al quarto giro inizia a rallentare vistosamente, il motore della sua M1 si rompe ed è costretto al secondo ritiro stagionale. Game over. Il resto della gara procede statico, con le posizioni in pista cristallizzate, in particolare quella di Stoner saldamente al primo posto per tutti i 28 giri. Per lui è l'ottava vittoria in campionato e il KO degli avversari è finalmente giunto. Adesso i punti di distacco da Rossi sono 85, da Pedrosa sono addirittura 103. Rossi commenta la gara con tanta delusione, ma non rabbia. La delusione è stata grande, anche perché avevamo fatto una buona scelta di gomme e me la sarei potuta giocare. La vittoria non era alla nostra portata. In questo momento non abbiamo il potenziale per battere Stoner e la Ducati, ma il podio era sicuramente fattibile. La scelta delle valvole pneumatiche è stata fatta troppo in ritardo, ma ormai era tardi per fare delle modifiche importanti ed è evidente che per recuperare lo svantaggio ci vuole qualcosa di radicale. Per me è una situazione nuova. È difficile andare in pista sapendo che non puoi vincere. Non sono abituato a lottare per un terzo posto. Appuntamento all'Estoril dunque, con Stoner che può diventare matematicamente campione con addirittura 4 gare d'anticipo.
Per la gara portoghese, Rossi si presenta tranquillo. La sconfitta di Misano è acqua passata, o forse ormai è meglio pensare a migliorare e prepararsi alla rivincita nel 2008, visto che questo campionato è irrimediabilmente compromesso. Confermato dunque il motore a valvole pneumatiche, definito da Rossi il futuro di Yamaha. I risultati infatti sono molto positivi, con anche il terzo posto ottenuto in qualifica, dietro soltanto a Stoner e a un incredibile Nicky Hayden. Anche per lo statunitense tante motivazioni, desideroso di riscattarsi per questa stagione deludente e ormai determinato a divertirsi e far divertire. Parte la gara ed è subito déjà vu. Stoner balza in testa velocissimo, facendo presagire l'ennesimo dominio anche in Portogallo. Pedrosa però lo segue come un'ombra, mentre Hayden è terzo un po' più attardato. Male invece la partenza di Rossi, che si ritrova quinto e battaglia con Melandri per la quarta posizione. In testa intanto la situazione si accende, con Pedrosa che riesce nell'impresa di spodestare Chiesi dal primo posto, con l'australiano che perde il comando della corsa per la prima volta in quattro gare. Valentino sente l'odore del sangue e si sbarazza facilmente di Hayden, puntando dritto al leader di classifica. Il sorpasso si materializza a 20 giri dal termine, con Rossi che sopravanza Stoner, incredibilmente, alla fine del rettilineo. A questo punto il dottore è una furia, ed esattamente un giro dopo, nello stesso punto, supera anche Pedrosa, ritrovandosi finalmente primo dopo tanta sofferenza negli appuntamenti precedenti. Da questo momento Stoner inizia a perdere un po' di terreno, e diventa chiaro che la gara sarà un affare tra Rossi e Pedrosa, che dopo il sorpasso subito non ha mollato e anzi continua ad incalzare il campione italiano. Infatti a 13 giri dal termine ecco l'ennesimo cambio di leadership, sempre alla fine del rettilineo del traguardo, e la battaglia fra i due si accende definitivamente. I fan hanno di che divertirsi, il duello tanto atteso di questo 2007 si sta finalmente concretizzando. Pedrosa resiste strenuamente agli attacchi di Rossi e dopo qualche errore da parte di entrambi, Valentino compie il sorpasso decisivo a due giri dal finale. A questo punto, memore anche della sconfitta dell'anno precedente, il 46 dà lo strappo decisivo a cui Pedrosa non riesce a reagire. Rossi vince quindi il Gran Premio, il quarto della stagione. Terzo al traguardo Stoner, che nel frattempo aveva recuperato tantissimi metri. Si scopre tra l'altro che dal quinto giro ha avuto un problema alla frizione che gli ha complicato e non poco la guida. Risultato quindi più che positivo viste le premesse che rendono sempre più vicino il sogno iridato, che conquisterà quasi sicuramente nel prossimo Gran Premio. Si esce di nuovo dall'Europa per il trittico asiatico, sbarcando in Giappone sul circuito di Motegi. Questa è la pista di casa Honda e spinti forse da questa motivazione extra, i piloti HRC disputano delle ottime qualifiche. Dan infatti ottiene la pole position, mentre Hayden il terzo tempo. Fra i due si posiziona Valentino Rossi, deciso a tardare il più possibile la festa di Casey Stoner. Stoner che tra l'altro è andato parecchio male ottenendo soltanto il nono tempo dietro il compagno Loris Capirossi, delineando una situazione tutt'altro che ottimistica per la casa di Borgo Panigale. Alla domenica la gara parte bagnata, ma con condizioni meteo altalenanti e la concreta possibilità di asciugarsi in breve tempo. Al via è Dani Pedrosa in testa a tutti, seguito da Tony Elias, Nicky Hayden e Casey Stoner, bravissimo a recuperare posizioni dalla terza fila. Male invece Rossi, risucchiato dagli altri piloti ed ora in settima posizione. Intanto un Anthony West in forma sbagliante riesce a superare Pedrosa per la leadership della gara. Lo spagnolo, tolta la partenza fulminea, non sembra avere un ottimo passo gara e viene infatti superato anche da Stoner e Melandri nel giro di poco tempo. A questo punto West è costretto a scontare un ride through in quanto autore di una falsa partenza al via della corsa, lasciando spazio ai due futuri compagni di squadra Stoner e Melandri per la lotta alla prima posizione. Dalle retrovie Rossi si è portato in terza posizione, ma è distante circa 5 secondi dai due piloti in testa, che intanto si scambiano di posizione con Melandri adesso al comando della gara. La pista però va man mano asciugandosi e si giunge quindi al momento culminante di questo Gran Premio. Mentre i piloti nelle retrovie effettuano il cambio moto, quelli in testa si ostinano a continuare con le gomme da bagnato. Rossi recupera ulteriormente terreno su uno Stoner in difficoltà, lo supera con decisione all'undicesimo giro e punta dritto a Melandri. Poco dopo ha la meglio anche sull'italiano, che però decide di entrare ai box e di non inseguire Valentino. Marco viene immediatamente imitato da Stoner, così la situazione in pista vede primo Rossi e secondo Pedrosa.
I due però stanno viaggiando ad un ritmo sensibilmente inferiore rispetto ai primi piloti che avevano eseguito il cambio moto. In particolare Capirossi, che è adesso il più veloce in pista, di circa 7 secondi al giro rispetto a Rossi. A questo punto anche il dottore sceglie di passare dai box, rientrando poi al quinto posto, mentre Pedrosa fa l'errore di tentare un altro giro, subisce un high side e finisce nella ghiaia. Gara finita per lui. La gara pazza continua e Loris Capirossi è incredibilmente primo e martella un ritmo impressionante. Ma ecco un ulteriore colpo di scena. Rossi inizia a fare fatica, sembra avere dei problemi con la seconda moto ed è costretto a tornare ai box per farla controllare. Le speranze di tenere aperto il mondiale sono ormai finite. Capirossi vince così la sua ultima gara in Ducati, andando a formare un podio inedito con Depugnet e Tony Elias. I riflettori sono però puntati su Casey Stoner, che con il sesto posto di oggi è matematicamente campione del mondo della MotoGP. A neanche 22 anni di età e al suo secondo tentativo nella classe regina, Casey Stoner si erge sul tetto del mondo dopo una stagione letteralmente dominata. Successo reso ancora più significativo per aver riportato il titolo della massima serie ad una casa italiana che mancava addirittura dai tempi di Phil Reid nel 1973. La Ducati GP7 si è dimostrata essere una moto scorbutica, potentissima ma difficile da guidare, e solo Casey è riuscito a interpretarla nel modo giusto, rendendola una macchina da guerra con cui ha spianato la strada verso questo titolo. Il titolo di campione del mondo è ormai deciso, ma ci sono ancora 3 appuntamenti da disputare in questa stagione 2007. Il primo fra questi è proprio la casa del neoiridato, l'Australia, con Ducati che cerca di guadagnare la tripla corona, aggiungendo al suo palmarès anche il titolo di miglior costruttore e miglior team. Il luogo è perfetto, il momento ancora di più. A rovinare però il sabato dei ducatisti ci pensa Pedrosa, che ottiene la pole position, seguito da Valentino Rossi e solamente terzo Casey Stoner. Ma in gara, ovviamente, è un'altra storia. Il neocampione del mondo prende subito il comando delle operazioni, seguito incredibilmente da Hayden, poi Pedrosa e Rossi. Valentino si sbarazza in breve tempo dello spagnolo, che si fa sorprendere anche da Marco Melandri. I tre piloti sono tallonati da Loris Capirossi, andando a formare quindi un interessante quartetto all'inseguimento dei due davanti, che al momento sembrano avere qualcosa in più. Lo stato di grazia di Hayden però non ha vita breve. Lo statunitense infatti, giro dopo giro, perde decimi da Stoner e viene poco a poco recuperato da Rossi, che nel frattempo si è staccato dal gruppo degli inseguitori. Al decimo giro avviene il sorpasso e per Hayden la gara è sostanzialmente finita, perché un paio di tornate più tardi ha dei problemi alla sua moto ed è costretto al ritiro. A questo punto le posizioni sembrerebbero consolidate. Stoner saldamente primo, Rossi e Pedrosa a completare il podio. Chi non è d'accordo con questa classifica è però Capirossi, che a 10 giri dal termine ingaggia la lotta con Melandri per la quarta posizione. Il Ravennate cerca di resistergli, ma è costretto ad alzare bandiera bianca. Intanto Pedrosa ha messo le ruote davanti a Rossi, ma i due hanno entrambi problemi alle gomme, con le Michelin autrici dell'ennesimo tracollo di prestazioni in gara. Per Capirex è tutto facile, si sbarazza in poche curve dei due piloti e vola verso il secondo posto. Solo Rossi tenta una timida resistenza nei confronti del connazionale, cercando di stargli addosso il più possibile, ma deve arrendersi e accontentarsi del terzo posto finale. Per Stoner invece si è trattato dell'ennesimo trionfo, il nono stagionale, così come per Ducati, che completa il sogno della tripla corona. La casa di Borgo Panigale può fregiarsi anche del titolo di miglior team e miglior costruttore proprio nel giorno in cui i suoi due piloti di punta ottengono la prima doppietta stagionale. Insomma, meglio di così non poteva proprio andare. Penultimo appuntamento della stagione quello in Malesia, sul circuito di Sepang. Quando si corre ormai soltanto per le briciole, è Pedrosa a ottenere di nuovo la pole, desideroso di ottenere almeno il secondo piazzamento in classifica generale. Rossi invece è piuttosto attardato, addirittura nono, e non particolarmente brillante durante tutto il weekend. Al via della corsa, come ormai ci ha abituato durante tutta la stagione, Stoner balza prepotentemente in testa, seguito da Pedrosa, Depugnet e Melandri. Rossi invece è ovviamente costretto a rimontare,
sembra averne di più rispetto alle prove dei giorni precedenti ed infatti in pochi giri riesce a raggiungere la quinta posizione e a distaccarsi dai piloti che lo seguono. Il problema però è che la distanza dai quattro che lo precedono è veramente grande e così Valentino si ritrova in un limbo che lo intrappolerà per tutta la gara, condotta in solitaria per una deludente quinta posizione. Nella lotta al podio, Melandri vince il duello interno con Dani Pedrosa, superandolo ed impedendogli di replicare per tutto il resto della corsa. Il suo futuro compagno di squadra, invece, fa gara a sé, lasciandosi dietro tutti quanti e vincendo con margine anche questo Gran Premio, il decimo della sua cavalcata trionfale. A Valencia, il talentuoso pilota australiano proverà a chiudere in bellezza la sua stagione con l'undicesima vittoria, impresa riuscita soltanto a Valentino Rossi nell'era MotoGP. L'ultimo appuntamento della stagione inizia nel peggiore dei modi per Rossi, che rimedia una brutta frattura alla mano durante le qualifiche del sabato. La sua partecipazione al Gran Premio però non viene messa in dubbio troppo a lungo. Valentino infatti decide di correre lo stesso nonostante la mancanza di grosse motivazioni, ma sarà costretto a partire dalla 17ª piazza. È Pedrosa che invece partirà dalla pole position e ha la concreta possibilità di guadagnare la seconda posizione in campionato, anche grazie alle condizioni di Rossi. Al via della gara, Stoner è protagonista con una partenza a razzo, ma il pilota di Sabadell non si fa intimorire e riesce a tenere il passo dell'australiano, a differenza degli altri piloti che dopo poche tornate sono già parecchio distanziati dal duo di testa. Dopo 5 giri, Pedrosa dà il via alle ostilità e passa Stoner al termine del rettilineo, mentre gli avversari sono già distaccati di 3 secondi netti. Nelle retrovie inizia ad avere un buon ritmo Rossi, che era partito comprensibilmente lento a causa della frattura alla mano. Con la 15ª posizione è virtualmente vicecampione del mondo, nonostante la probabile vittoria di Pedrosa. Ma Valencia si conferma essere una pista avversa al dottore, che a 11 giri dal termine viene inquadrato mentre si avvia la corsia dei box. Subito si pensa che il dolore alla mano sia troppo grande per continuare, ma viene reso noto che si è trattato invece di un problema meccanico alla M1, l'ennesimo in una stagione piuttosto sfortunata. La gara procede interessante grazie al duello per la quarta posizione fra Melandri e Hayden, che si passano più volte e vedono il Ravennate uscirne come il vincitore. Ma la distanza che li separa da Pedrosa e Stoner è abissale. I due oggi hanno fatto un altro sport, con Dani in particolare che giro dopo giro è riuscito a staccare il campione del mondo. Il vincitore della gara è quindi proprio lo spagnolo, che si aggiudica di conseguenza il secondo posto nel mondiale ai danni di Rossi. Stoner conquista la medaglia d'argento, bronzo invece per Hopkins, che è stato autore di un'ottima gara in solitaria e anche di un ottimo campionato, vista la sua quarta posizione finale in classifica. All'apice della frustrazione, Rossi a fine gara è un fiume in piena e attacca apertamente Yamaha a causa delle sue scarse prestazioni. Io mi sono fatto un culo così per correre con il dolore. Mi sono fatto bucherellare come un colabrodo dal dottor Costa. Sono pieno di punture, ma poi la moto si è rotta. La situazione è disastrosa, la mia moto lentissima. Oggi andavo più piano delle Kawasaki e perfino delle altre Yamaha. Il guaio di oggi proprio non ci voleva. Meritavo di fare 2 o 3 punti e quindi arrivare al secondo posto. Situazione Yamaha, ed in particolare per Valentino Rossi, veramente difficile in vista della prossima stagione. Pedrosa infatti ha dimostrato che Honda è riuscita a ricucire il gap da Ducati con la prestazione di oggi, ed insieme a Stoner sarà la principale minaccia nel 2008. I maggiori problemi di Rossi rimarranno quindi la scarsa velocità e stabilità della sua moto, perché lato gomme è riuscito ad ottenere quello che voleva. Per il 2008, infatti, Valentino sarà l'unico pilota della casa di Wata a correre con le Bridgestone, dopo mesi che si vociferava di un possibile regime di monogomma per la MotoGP. La stagione 2007 si è conclusa in modo totalmente impronosticabile. I due grandi favoriti della vigilia, Rossi e Pedrosa, hanno deluso le attese. La stagione di Rossi, se possibile, è stata addirittura peggiore del funestato 2006, mentre Pedrosa è migliorato sì in termini numerici, ma non è riuscito a fare quel salto di qualità che ci si aspettava da lui. Casey Stoner invece è letteralmente esploso come un ordigno nucleare spazzando via tutti gli avversari, dominando in lungo e in largo come si era visto fare solo da Rossi da quando esiste la MotoGP. E per il 2008 le carte in tavola aumentano di quantità e qualità. Oltre al già citato Lorenzo, un altro grande prospetto farà il suo debutto nella classe regina,
ovvero Andrea Dovizioso. Il pilota forlivese, vice campione del mondo della 250, salirà infatti in sella a una Honda Satellite al posto di Nakano. Insomma, dopo 2 anni di difficoltà, per Rossi le cose sembrano solo che peggiorare. Mentre Yamaha pare sempre meno competitiva, il numero di giovani e talentuosi piloti in MotoGP aumenta. La concorrenza è spietata e la nuova generazione è più forte e sfrontata che mai. Ma il dottore ha ancora un paio di colpi in canna e il 2008 sarà un'altra grande stagione del motomondiale. Volete sapere com'è andata? Allora vi do appuntamento nel prossimo episodio della storia della MotoGP. Ciao!